Ciao, sono Mauro Colapiglioni e sono il docente di tecnica fotografica. Sono un fotografo di Roma e mi sono trasferito circa un paio d'anni fa qui a Siracusa. Lavoro nel campo della fotografia da 10 anni, principalmente nel campo della foto di interni e di still life, ma ho lavorato anche molto come fotografo di scena teatrale. Durante il mio corso i ragazzi avranno modo di conoscere le basi della tecnica fotografica, andandole a imparare direttamente sulla strumentazione. Quindi si prenderanno in esame macchine fotografiche come questa, per esempio, che è una macchina fotografica analogica, fino ad arrivare a macchine fotografiche come questa, una macchina fotografica digitale. Grazie a questo confronto i ragazzi capiranno nello specifico come funzionano queste macchine fotografiche e quindi saranno in grado anche di utilizzarle in maniera consapevole. Il corso sostanzialmente si divide in 3 macro argomenti: la teoria e tecnica base, dove appunto si imparerà ad utilizzare lo strumento fotografico, il ritratto, ossia la parte dove si imparerà a ricreare i principali schemi di ritratto utilizzando tutte le attrezzature da studio, dalle luci ai pannelli riflettenti, ed infine la parte riguardante la post-produzione. Si imparerà a gestire il flusso fotografico sin dall'acquisizione delle immagini della fotocamera, arrivando alla esportazione, passando ovviamente per la post-produzione, utilizzando software come Photoshop e Lightroom. Inoltre il corso prevede 3 focus su altri 3 argomenti: la fotocamera a corpi mobili o banco ottico, ossia un tipo di fotocamera di grande formato analogica, non molto comune, e qui anche i ragazzi avranno la possibilità di mettere mano su questo tipo di attrezzatura molto particolare. La camera oscura, seguendo quindi tutto il procedimento analogico sin dallo scatto fino alla stampa in camera oscura, una stampa analogica ai sali d'argento. Ed infine la post-produzione del ritratto. Questa parte invece più digitale riguarderà tutti i processi post-produttivi riguardanti il ritratto. Queste sono alcune delle attrezzature che utilizzeremo durante il corso. Andremo quindi a vedere le varie differenze tra gli obiettivi, andremo a vedere le varie anche differenze tra le vecchie fotocamere analogiche. Prenderemo in considerazione strumenti anche come questo. Questo è un esposimetro e serve a misurare la luce. Quindi, cosa dire? Vi aspettiamo a lezione!